Salve, cari amiche ed amici, qui il vostro capitano Sant'Enchan. Qua sono le 17 meno 10. Là devono essere le 17, 18, 19, 20, le 21 meno 10 di sabato. Domani andrete a votare, magari no, magari starete fra il novero degli astenuti, o magari sì. Da ligi cittadini che ancora credono nelle favole dei loro politici e nelle fiabe dei partiti politici. Il partito che non c'è, il politico che non c'è. Non so fino a che punto ci potrà essere rinnovamento in Italia. Molti sperano nel Movimento 5 Stelle. Speriamo che invece questo movimento non si sia clonato agli altri partiti, perché adesso abbiamo una maggioranza composta da destra e sinistra che si fanno opposizione al governo. Anzi, è l'opposizione di governo, che non è mai esistita prima, ma in Italia d'altra parte abbiamo avuto le parallele convergenti, le minoranze di maggioranza o la maggioranza minoritaria, e quindi adesso abbiamo anche una opposizione di governo, ma non fatta dall'opposizione, fuori dal governo, ma fatta da una parte del governo a un'altra. Quindi l'Italia politicamente è sempre stato un paese magico, non ci si è mai capito un cazzo dei termini politici. Come dire, l'alternanza di governo, che prima si scindono i partiti e poi si alternano fra di loro il governo, fioccavano partiti politici veramente a bizzeffe. E adesso che dire? Non so. Vediamo, io sono curioso di vedere i risultati delle urne. Tanto per quanto concerne l'Italia, anche alle regionali o comunali, municipali, come per vedere più in generale in Europa che cosa faranno i nostri concittadini. Sapranno scegliere bene, sapranno scegliere male. Boh. Però ti dico che io già la politica italiana non la capisco più. Adesso PD, PDL governano insieme o non governano insieme e si fanno opposizione l'uno all'altro scordandosi che sono parte della maggioranza. Boh. Comunque, questo era un saluto a tutti voi, seguaci miei. La mia proposta alternativa sarebbe di fare un movimento Sant'Enchan. Voi già sapete, perché ve l'ho detto innumerevoli volte, che potrete prendere i banner del mio canale di YouTube Sant'Enchan ed anche di Google Plus e di Facebook per fare degli striscioni e dei manifesti. Raccogliete firme, fate un movimento Sant'Enchan. E quando lo avrete registrato, io torno in Italia come presidente, anzi no, segretario generale del movimento. Ecco, quello potrà essere il mio contributo alla politica italiana. Per il momento magari starò occupato a filmare dei video che a voi tutti piacciono tanto. Mi raccomando, diffondeteli fra amici, parenti, familiari. Buon voto domani. Non fate cazzate, votate bene, perché soprattutto quelli che hanno 18, 20, 25 anni, che magari non votavano prima, perché non erano nati prima di quest'ultimo ventennio, di non ripetere gli errori votando che hanno fatto i loro fratelli maggiori, zii, zie, padre, madre, nonni, nonne, negli ultimi 50 anni. Di scegliere bene, di saper votare, perché dopo
se no rimarrete fottuti per almeno 5 anni. Ciao, saluti dal vostro Sante Gian, buone lezioni domani. E vediamo un po' questa Europa, che sorpresa ci riserva. Ciao.